Coronavirus, ottimismo ad inizio settimana. Registrati solo 4 nuovi casi. Tensione in vista del ballottaggio. Primi apparentamenti ad Avezzano. Mobilitazione per il parco Sirente Velino. Le associazioni ambientaliste contro la riperimetrazione. Museo mobile itinerante, ideato e realizzato da Simone Coccia Colaiuta. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Prima delle notizie vi informiamo che parte da oggi una collaborazione giornalistica tra le redazioni di Antenna 2 ed il giornale online Espressione 24. L'intento è quello di rafforzare il livello di copertura in ambito sportivo e di offrirvi sempre una informazione puntuale, precisa, oggettiva e come sempre professionale. Al momento saranno 3 i format che potrete vedere su Antenna 2, oltre che online sulle pagine social di Espressione 24. Partiamo oggi lunedì in coda al nostro telegiornale e potrete rivedere Diretta Stadio con le interviste che i colleghi Pino Razzano ed Alice Pagliaroli realizzano la domenica al termine delle partite. Il martedì poi ci sarà Super Goal condotto da Mattia Cipriani di Abruzzo Calcio Ignorante, che oltre a farci gustare i gol più belli realizzati dalle squadre abruzzesi ci farà sorridere con i contributi che arriveranno direttamente dalla seguitissima pagina Facebook. Finiremo infine il venerdì sera con Calcio Bignè, un salotto sportivo dove ritroveremo ancora Pino Razzano ed Alice Pagliaroli con i loro ospiti, le ricette, le nomination ed altro ancora. Siamo molto contenti di aver suggellato questa partnership con gli amici di Espressione 24 perché crediamo fortemente nello spirito di collaborazione tra testate diverse. Seguiteci allora con questi 3 format molto innovativi che ricordiamo andranno in onda sempre in coda al nostro telegiornale. Ed ora le notizie. Per i contagi da coronavirus la settimana è iniziata nella maniera migliore, dopo le giuste preoccupazioni degli ultimi 6-7 giorni. Rispetto a ieri, infatti, si registrano 4 nuovi casi di età compresa tra 38 e 87 anni. Il bilancio dei pazienti deceduti registra un nuovo caso e sale a 479. Si tratta di un 86enne di Pescara. Sono invece complessivamente 4.380 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 3.048 dimessi o guariti, più 8 rispetto a ieri, di cui 20 che da sintomatici con manifestazioni cliniche associate al Covid-19 sono diventati asintomatici e 3.028 che hanno cioè risolto i sintomi dell'infezione e sono risultati negativi in 2 test consecutivi. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi o guariti e dei deceduti, sono 850. 57, meno 5 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 196.626 test, più 189 rispetto a ieri. 54 pazienti, più 4 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 4, meno 1 rispetto a ieri, in terapia intensiva, mentre gli altri 799, meno 8 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Del totale dei casi positivi, 625 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, più 1 rispetto a ieri, 1037 in provincia di Chieti, invariato, 1.868 in provincia di Pescara, più 3, 814 in provincia di Teramo, più 1, 35 di fuori regione, più 1 e 5, meno 2 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Al netto dei riallineamenti e delle residenze accertate, i casi di oggi fanno riferimento alle province dell'Aquila, 1 e Pescara, 3. Prime schermaglie, parliamo di politica, prime schermaglie in vista delle elezioni per il ballottaggio di domenica prossima per l'elezione del sindaco di Avezzano. Il candidato Giovanni Di Pangrazio ha emesso la seguente nota. Appena ieri il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Pagano, aveva inviato
ed invitato la Lega ad allearsi con Forza Italia per tentare di ricompattare il centrodestra avezzanese dopo la divisione al primo turno. Oggi arriva la secca risposta di Deramo, coordinatore regionale della Lega. Nessun apparentamento con Forza Italia. Nessuno impedirà agli amici di Forza Italia di votare per Genovesi. Non è mio costume, dichiara il candidato sindaco per Avezzano Gianni Pangrazio, commentare le scelte altrui. Tuttavia, la posizione della Lega Aquilana, che autorizza o meno gli elettori moderati della nostra città a votare in un senso o nell'altro, appare perlomeno arrogante. È un atteggiamento reiterato in numerose circostanze ed è emblematico del modo di considerare la prossima sfida amministrativa. Da parte nostra, non solo non impediranno a nessuno di votarci, ma siamo aperti al confronto con tutti. Auspichiamo che i moderati della città possano condividere anche con il voto il progetto elaborato per far vincere Avezzano. Credo, conclude, che tanti stiano diventando sempre più consapevoli del rischio di una scelta sbagliata nelle prossime consultazioni. La libertà e l'autonomia di un territorio da influenze esterne sono due valori non negoziabili. Salviamo Avezzano, non regaliamo Avezzano alla Lega Aquilana. Questo invece è l'intervento del candidato sindaco della Lega Tiziano Genovesi. Il mio avversario politico Giovanni Di Pangrazio sta urlando da 20 giorni alla luna su un argomento evanescente, senza dire una sola parola sul programma e sul progetto di città tra 10 anni. Quindi è il momento di chiarire uno dei suoi strumentali cavalli di battaglia, la subalternità di Avezzano all'Aquila. Non credo ne possa parlare proprio lui, che per 25 anni è stato il cameriere degli aquilani per mantenere la poltrona di direttore generale della provincia dell'Aquila, riconfermato dalla Democratica Pezzopane e chiamato dall'ex sindaco di centrosinistra Massimo Cialente come alto dirigente al comune del capoluogo e da conferma che è un uomo di sinistra. Noi siamo amici degli aquilani, possiamo permetterci un rapporto con pari dignità e faremo rinascere Avezzano. Bisogna ricordare poi ai cittadini che Di Pangrazio ha letteralmente violato la avezzanesità nominando prima volta nella storia l'aquilano Luca Angelini, ex assessore della provincia a guida Pezzopane, nella sua giunta quando dal 2012 al 2017 è stato sindaco per poi essere bocciato dai cittadini al ballottaggio del 2017. Non capisco il nervosismo del mio avversario, prosegue Genovesi, di fronte alla verità politica emersa chiaramente e che il suo è un raggruppamento di sinistra camuffato da maschera civica e quindi al ballottaggio si contrastano semplicemente due poli, il centrodestra, rappresentato da liste e gruppi trasparenti e rintracciabili che vogliono il cambiamento generazionale e nei metodi politici ed amministrativi, ed il centrosinistra, rappresentato dalla vecchia sinistra e dalle vecchie logiche lobbistiche e personalistiche. Restiamo sempre ad Avezzano, il gruppo fondativo di Generazione Più, lista che ha appoggiato il candidato sindaco Mario Babbo ed una importante componente civica della coalizione a cui appartenevamo, hanno reso noto che in vista del ballottaggio cittadino ha deciso di sostenere il candidato sindaco Gianni Di Pangrazio. La decisione, scrivono nel comunicato, poggia le basi sulla necessità di prendere posizione in una sfida che pone la città di fronte ad un bivio: trovare concreta realizzazione per le tematiche da noi proposte fin dal primo turno o lasciare Avezzano in balia di una coalizione arrogante ed eterodiretta, quale è quella a trazione leghista. Dalla costituzione di Generazione Più abbiamo lavorato per il coinvolgimento diretto di persone giovani, dinamiche ed attente alle necessità del lavoro, dello sport, del turismo, della cultura e dell'ambiente. In fase di ballottaggio sentiamo il dovere di fare una scelta coraggiosa e netta. Sposiamo il progetto di Giovanni Di Pangrazio con un accordo separato, privo di una firma, ma forte di una stretta di mano in favore della città. Non si tratta quindi di un collegamento tecnico su logiche di potere, ma di una volontà ampiamente condivisa dal gruppo e ragionata. Il sostegno si concretizzerà in un deciso supporto politico ed elettorale che, siamo certi, fornirà non solo consensi utili a vincere, ma anche idee innovative e concrete per rendere Avezzano sempre più dinamica e vivibile.
Anche Antonio Del Boccio scende in campo a sostegno di Gianni Di Pangrazio. In vista del ballottaggio, l'ex sindaco del capoluogo marsicano potrà dunque contare sul sostegno dell'ex esponente di Fratelli d'Italia, che in questa tornata elettorale si è candidato a sindaco con due liste civiche a supporto. Lo annuncia lui stesso in risposta a quanto dichiarato da Massimo Verrecchia, che nel dare i propri giudizi sui candidati rimasti fuori al primo turno lo ha liquidato un po' troppo facilmente, stando a quanto riportato da Del Boccia. Nei giorni scorsi, chiarisce, stavo pensando cosa fare nel ballottaggio di domenica e lunedì prossimi, dicendo fra me e me che forse era meglio stare fermi e che vinca il migliore. Ma poi appare lui con le sue analisi ed ecco che tutto diventa più chiaro. Verrecchia, sì, proprio lui, e quindi è inutile aggiungere altro. Appoggerò il candidato sindaco Giovanni Di Pangrazio pur solamente per stare all'opposto da dove sta costui, perché il mio ruolo ed il mio modo di fare politica è quello di rendere un servizio alle persone, non a se stessi, ha scritto sul proprio profilo Facebook. E concludiamo sempre con la politica di Avezzano. Il vice segretario nazionale della Lega, il deputato Andrea Crippa, sarà ad Avezzano nel pomeriggio di dopodomani, mercoledì, per diversi incontri con i cittadini e per una serie di visite in quartieri e frazioni, dove abbiamo voluto cominciare la lunga campagna elettorale che ci ha portato al ballottaggio, proprio per dare voce a persone che non sono state ascoltate dalle due precedenti amministrazioni. Lo rende noto il candidato sindaco del centrodestra alle elezioni di Avezzano, Tiziano Genovesi, impegnato nelle fabbriche e nella febbrile attività politica che porterà al ballottaggio del 4 e 5 ottobre prossimi. Crippa sarà accompagnato, tra gli altri, dal coordinatore regionale, il deputato Luigi D'Eramo. Ed ora cambiamo decisamente argomento. La mobilitazione delle associazioni ambientaliste e dei cittadini contro la riperimetrazione del Parco regionale Silente Velino, con la riduzione di circa 8.000 ettari del perimetro dell'area protetta, non si è fermata neppure durante la stagione estiva. La petizione online contro la riduzione del parco, sostenuta da 19 associazioni e gruppi, ha raggiunto quasi 86.000 adesioni. 50 autorevoli personalità hanno firmato l'appello diretto al Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e all'Assessore Emanuele Imprudente per scongiurare il taglio. Si è costituito un comitato di cittadini che ha organizzato una partecipata manifestazione a Rocca di Mezzo. Le associazioni sono state audite nelle commissioni del Consiglio regionale. Nonostante tutto questo, la politica abruzzese continua ad essere sorda agli appelli che da più parti le chiedono di salvare l'unico parco regionale. Le associazioni hanno inviato lunedì scorso una nota al Presidente della Regione chiedendo un incontro per presentare le proprie istanze ed aprire una discussione supportata da evidenze e dati scientifici, ma ad oggi non hanno ricevuto nessuna risposta. La richiesta non è solo quella di evitare la riduzione del perimetro del Parco regionale Silente Velino, ma quella ben più ampia di rivedere la gestione di un'area protetta che negli anni è stata un esempio di abbandono amministrativo. Infatti attualmente il parco risulta commissariato dal 2015. Le associazioni chiedono che le energie vengano investite per far uscire il parco dal commissariamento, nominando le giuste figure apicali, a cominciare da un presidente di profilo nazionale, capace di dare al parco il posto che merita tra le aree protette nazionali. Purtroppo si deve constatare, concludono, che nessuna risposta e nessun riscontro sia avuto dal presidente della regione Marco Marsilio, che sino ad oggi non ha neppure accolto l'invito al confronto avanzato dalle associazioni. La nota è stata firmata dalle seguenti associazioni: WWF Abruzzo, Salviamo l'Orso, Orson Friends dalla parte dell'Orso, Lipo Abruzzo, Pro Natura Abruzzo, Italia Nostra, CAI Abruzzo, Fare Verde Abruzzo e Comitato Salviamo il Parco Silente Velino. Simone Coccia Colaiuta ha presentato ieri la sua iniziativa del Museo Mobile Itinerante sulla Grande Guerra. Prima di tagliare il nastro tricolore, tra l'altro, ha detto: nonostante la pioggia battente, la Casa del Soldato è stata inaugurata con una festa. Nella casa itinerante, tutta in legno, costruita ora in poche settimane, ci sono oltre 1.000 reperti dei luoghi storici della Prima Guerra Mondiale. Libri, pubblicazioni, video,
tutto sugli eroi di quel periodo storico che si stenta a ricordare. In particolare mi sono concentrato sul ricostruire la vita del soldato, uomo umile, che da oggi e da ogni parte d'Italia partiva per andare nei teatri di guerra, dove in migliaia persero la vita e non tornarono più a casa. Sono riconoscente a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa mia passione che coltivo fin da ragazzo. Oggi qui c'è tantissima gente, nonostante la pioggia, e questo mi emoziona tantissimo. Il museo è itinerante e lo porterò ovunque venga richiesto o dove ci sono evidenti collegamenti alla Grande Guerra. Già alcuni comuni e scuole mi hanno contattato per iniziative. E questa per me è una grande soddisfazione. Ringrazio il gruppo storico Battaglione Alpini L'Aquila e l'associazione Bandierai dei Quattro Quarti per la loro presenza oggi qui e per la loro esibizione con i costumi e le divise storiche. Negli istituti scolastici della Marsica non sono stati rilevati o segnalati particolari problemi con il rientro degli alunni nelle scuole, riportando finalmente alla normalità la frequentazione delle lezioni in presenza. Rimane in ogni caso costantemente aperto un tavolo istituzionale tra provincia, Regione Abruzzo ed ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo, ma soprattutto con i dirigenti scolastici delle nostre scuole per qualsiasi esigenza o necessità per affrontare questioni relative all'emergenza sanitaria da coronavirus. Così in una nota il consigliere provinciale delegato all'edilizia scolastica dell'area Marsica, Gianluca Alfonsi, nel fare il punto dopo l'avvio dell'anno scolastico in Abruzzo avvenuto il 24 settembre. Colgo l'occasione per augurare a tutti gli studenti, dirigenti, insegnanti e personale un proficuo buon lavoro con il desiderio che tutto possa tornare al più presto nei canoni della consuetudine, spiega ancora Alfonsi, il quale sottolinea che in relazione all'emergenza coronavirus sono state attivate immediatamente tutte le procedure e avviati i lavori di adeguamento nei plessi di nostra conoscenza, come decretato dal Presidente della Provincia il 27 agosto scorso, stanziati circa 300.000 euro per le scuole della Marsica, opere in larga parte eseguite o in corso di conclusione. Bene, come avevamo preannunciato in apertura di giornale, oggi spazio alla pagina sportiva con un servizio che è stato realizzato anche con l'ausilio di interviste al termine della gara di eccellenza Capistrello-Lanciano. Buon pomeriggio, benvenuto a chi ci segue da casa, i ragazzi di Espressione 24, i ragazzi che amano il calcio. Noi siamo pronti a commentare la partita andata in scena qui al comunale di Capistrello, siamo in compagnia dei due allenatori, quindi ce li vuoi presentare? Assolutamente sì, allora benvenuto a Giancarlo Otti, allenatore del Lanciano, e a Gianluca Giordani. Allora Pino, una partita sicuramente bellissima, alla fine nessuno può uscire scontento, almeno questo dice il risultato, in realtà mi sa che Giordani qualcosina può recriminare, però andiamo con ordine per dovere di ospitalità, come diciamo proprio da oggi. Sicuramente un inizio di campionato non facile, soprattutto a giudicare dal primo turno di campionato arrivavate dopo un risultato nettamente negativo, però oggi almeno nel primo tempo siete stati bravi a capitalizzare le occasioni capitate in zona offensiva, è sicuramente un risultato che premia quanto meno la volontà. Sì, ecco, la volontà è stata tanta, calcoliamo anche che noi abbiamo un cantiere aperto, abbiamo dei grossi problemi e oltretutto se ne è aggiunto un altro, il centrale difensivo che abbiamo preso quattro giorni fa, purtroppo si è fatto male, abbiamo dovuto fare un cambio importante con un giocatore che non è un centrale difensivo, quindi nel secondo tempo era preventivato o preventivabile che potevamo andare poi in crisi, infatti ci siamo andati. Beh, una giornata anche molto molto piovosa, nel secondo tempo si faticava anche a far circolare la palla, questo di certo non ha aiutato. Ma certo, questo non ha aiutato a nessuna delle due squadre, chiaramente giocare con un campo così, con l'acqua che frena il pallone è sempre difficile. Comunque, ripeto, noi stiamo cercando di fare una squadra e speriamo di riuscirci il prima possibile, perché ogni domenica ci capita qualcuno. Ecco, cerchiamo di fare del nostro meglio.
l'ultima da parte mia, poi lascio la palla a Pino, vuole essere più una riflessione. Abbiamo tanto parlato in questa estate che ha accompagnato l'inizio del campionato delle quattro sorelle d'Abruzzo, sicuramente c'è anche dentro il Lanciano, ci auguriamo di rivederla presto ai ritmi, ai toni. Ma io mi auguro di dare delle soddisfazioni ai tifosi del Lanciano, perché sono una tifoseria importante, è una società importante, e cercheremo, io il direttore, di fare il massimo per far contenti i tifosi, perché chiaramente vengono da qualche stagione un po' particolare. Fino. Gianluca Giordani, intanto sei accanto ad uno dei tuoi idoli, perché tu sei laziale, Giancarlo Oddi nel 74, ricordiamo, è stato campione d'Italia con la Lazio di Tommaso Maestrelli. Poi su questa cosa voglio chiedervi ancora una cosina. Sono curioso però di sapere da te sul risultato di oggi, cosa hai detto al termine dei primi 45 minuti ai tuoi ragazzi, perché il primo tempo sono stati forse poco attenti, non voglio dire inguardabili, ma poco attenti. Nel secondo tempo sono scesi in campo con un altro figlio. Vabbè, non sono d'accordo, diciamo, loro hanno iniziato meglio i 20 minuti, sicuramente erano più presenti di noi. Poi però i gol sono anche la prima disattenzione, secondo però non dimentichiamoci che non è mancato un gol clamoroso, abbiamo preso un palo che non aveva preso 10 palo e da dentro, quindi anche il primo tempo, insomma, diciamo soprattutto la seconda parte, se non è per loro di stare tranquilli, perché se avremmo sia fatto il gol la partita si riapriva. Allora hanno difficoltà perché tra loro sono dei mister che erano costruiti la squadra da poco, quindi magari il secondo tempo stanno un po' sulle gambe, quindi abbiamo cercato di approfittare di questo, allora, tutto quanto quello che aveva. Diciamo che il secondo tempo abbiamo fatto una grossa partita e forse di calma. Hai qualcosa sicuramente da recriminare, lo sentivo poco fa negli spogliatoi, magari su quel calcio di rigore che l'arbitro, un ulteriore calcio di rigore che l'arbitro non vi ha concesso. Sì, quando fosse per un'altra partita sono molto preso con la partita e quindi è un po' pesante, però effettivamente a me mi è parso il rigore sacrosanto, perché stava per tutto il portiere e ha reso la gamba, non aveva nessun motivo, insomma, come ha detto l'altro, il secondo l'altro ha detto che si è ficcato un po' nessun motivo. Io pensavo e sono convinto che era rigore, poi se poi magari ci tirano il contrario, speravo, però non ce l'ha dato, pazienza. Oggi potevate essere a punteggio pieno, mai sottovalutare anche una squadra come il Lanciano che si è, come dire, organizzata da poco e che oggi ha fatto davvero vedere belle cose, ha venuto cara la pelle però. Senz'altro, nessuno può provare il Lanciano, ci mancherebbe che andiamo a sottovalutare il Lanciano. Sappiamo che è una partita difficile, perché loro hanno preso 4-0, hanno perso 4-0, noi eravamo in piedi, eravamo noi la squadra da parte. No, sicuramente loro sicuramente vorranno fare un cambio diverso, questo è già anni, poi gli impone di fare un cambio diverso. Noi dobbiamo salvarci il prima possibile, anche noi non dimentichiamoci che siamo partiti in Italia, perché il mister è una settimana, e noi abbiamo preso, poi io sono 2 settimane che ci sono, quindi anche noi stiamo in qualità, anche noi stiamo in fase di costruzione della squadra, e l'obiettivo nostro è quello di salvarci per questo. Pino, se sei d'accordo, io lascerei, dopo un'ultima riflessione con Mister Oddi, lo lascerei andare perché so che insomma ha bisogno di tornare dalle parti, insomma, della capitale, di tornare a Roma. Come vede questo campionato? Quali saranno le squadre che secondo lei metteranno la firma da qui alla fine? Ma questo è il campionato più difficile, il campionato d'eccellenza qui in Abruzzo, per quello che ho visto, perché noi abbiamo lavorato molto a Roma nel campionato d'eccellenza, quindi io credo che ci sarà qualche sorpresa, perché parlando all'inizio c'erano 2-3 squadre che volevano vincere il campionato, una di queste è quella che ha incontrato il mister e che ha vinto 1-0 lui, invece delle altre lui dice si può salvare, noi pure. Noi certo, ci abbiamo un premio a salvare. Io lo so, no, ma non lo vogliamo, l'importante è ci salviamo. Grazie. Mister, posso chiederle soltanto una curiosità molto personale? Lei nel 74 non è andato ai mondiali in Germania con Ferruccio Valcareggi, ci dice a distanza di anni il perché? Eravamo rimasti in 24, dovevano andare in 22,
hanno detto oddio lasciamo casa, hanno lasciato un altro, non mi ricordo chi, e sono andati quei 22 là. Poi non voglio ricordare una cosa che mi diceva il mio amico Pino Wilson, il figlio James, giocava qui ad Avezzano, e Pino Wilson mi diceva sempre che la sera dei festeggiamenti dello scudetto del 74 addirittura le rubarono la macchina con il suo giubbotto montone a cui era molto affezionato. No, perché portava bene. Ma poi pare che questa macchina l'abbiano ritrovata senza il montone. Sì, la macchina l'hanno ritrovata. Quindi è vera questa cosa. No, è tutto vero, è tutto vero. La macchina è ritrovata, ma il montone no. Non l'hanno ritrovata. Buonasera a tutti, in bocca al lupo. Grazie, nostre. Grazie. Grazie a Giancarlo Otti. Mister Giordani invece lo teniamo ancora un pochino qui con noi, tanto lui non ha fretta. Sì, però pure sono facile. Ha preso parecchia acqua oggi. Allora, mister, allora, io innanzitutto volevo dire questo. Sono trascorse ormai due giornate, 180 minuti contro Chieti e Lanciano, quindi direi due squadre le abbiamo accantonate almeno per questo girone d'andata e due signore squadre con quattro punti portati a casa e io continuo a dire due punti persi oggi. Sono d'accordo sui due punti persi, sì, sono stati quattro punti, sono comunque importanti. Adesso però inizia diciamo, il campionato nostro, la squadra diciamo più portata. Penso che sarà anche più difficile. Pino, io quello che ho notato è un cambiamento totale dell'atteggiamento, anche della quadratura in campo rispetto a due settimane fa nella partita del primo turno di Coppa Italia contro l'Avezzano. Non so che tipo di miracoli possa fare mister Giordani, però oggi quello che abbiamo visto è un grande capistrello. Secondo me anche nel primo tempo penalizzato un pochino dalla sfortuna, perché a parità di episodi loro l'hanno messa dentro e buono. Sì, sono d'accordo, però rispetto alla squadra dell'Avezzano anzitutto ci sta qualche giocatore in più. Poi ci sono le due settimane più di lavoro, è sempre importante, sia da un punto di vista tecnico e tattico, sia da un punto di vista fisico. Quindi la differenza sta in campo. Sì, ricordiamo che oggi ci sono stati anche il palo di De Rocci, il rigore purtroppo sbagliato da Franchi. A proposito di Avezzano, voi la rincontrerete mercoledì alle 18 allo Stadio De Marzi nel ritorno di Coppa Italia. Il 4-1 dell'andata parla chiaro, però nel calcio ormai ci si deve abituare a tutto. Sì, è difficile, però è vero che nel calcio bisogna che ci si deve abituare a tutto, però prepareremo questa partita più che altro, ecco, la prenderemo con una partita per dare il più minutaggio anche alle persone magari che adesso stanno impegnando l'impegno, è giusto che sia così, per cercare di portare tutti allo stesso livello. L'ultima da parte mia e poi se Alice non ha altro da aggiungere ti congediamo. Arriveranno degli altri giocatori nel capistrello? Hai fatto altre richieste ovviamente? Vabbè, la società lo sa, io ho chiesto un altro difensore, ma perché è una questione numerica, cioè è un campionato lungo, 38 partite, 9 incontri fase settimanali, campionato è lungo e difficile, quindi dietro siamo un po' pochi a livello numerico proprio, quindi è una questione numerica, servirebbe un altro difensore centrale, la società ne ho parlato, vediamo se riusciremo a portarlo. Grazie Gianluca Giordani, in bocca al lupo per il campionato e ci rivediamo presto. Grazie a voi. A mercoledì, in bocca al lupo. Grazie, grazie a Gianluca Giordani. Pino, io direi di leggere insieme tutti i risultati di questo secondo turno di eccellenza. E allora vado ad accendere il telefono. Ricordiamo che ieri si è giocato l'anticipo tra Nero Stellati e San Buceto 2-0 il finale, poi Acqua e Sapone Penne 1-1, Alba Adriatica Virtus Cubello 0-0, Bascica Lupo Vasto Marina, L'Aquila 0-1, rete ovviamente del solito Stefano Miccichè. Capistrello Lanciano 2-2 il finale, Casalbordino il Delfino Flacco Porto 1-2, Ponte Romano Chieti 6-1, quindi diciamo che recupera un pochino le marcature subite nelle scorse giornate. Andiamo avanti con Spoltore Avezzano 2-2 finale, Torrese Nereto 0-4, chiudiamo con Villa 2015 Renato Curiangolana 0-2. Risultati inaspettati? Ma risultati inaspettati in parte, il Chieti era atteso ad un pronto riscatto dopo la sconfitta in casa contro il Capistrello, ne ha fatti 6 tutti quanti nella partita di oggi, forse il risultato meno scontato era il pareggio dell'Avezzano che stava addirittura perdendo sino a qualche minuto dalla fine della partita, Spoltore poi Spinola l'argentino è riuscito a risolvere le cose.
quindi i risultati, come dire, sono molto altalenanti, ma in un campionato molto molto equilibrato. Io non ho sotto mano la classifica, ma è una classifica abbastanza abbastanza corta. Beh, anche perché insomma sono sei punti in palio, appena quindi, due giornate di campionato. Lo è sicuramente. Io mi porterò a casa oggi il destro a giro di Edoardo De Meis, devo dire una delizia per gli occhi. Beh, lui ci ha provato in 2-3 occasioni a mettere il pallone di fronte proprio al portiere, a quel metro, metro e mezzo dal portiere, e ci è riuscito. È stato molto bravo, bisognava sfruttare anche questa situazione logistica su un campo bagnato come è stato oggi qui a Capistrello. Però peccato, ripeto, per il rigore sbagliato da Franchi domenica scorsa, parato dal portiere, bravissimo Franchi, domenica scorsa l'ha messa dentro ad Ortona contro il Chieti, oggi purtroppo è stato poco, poco fortunato. Però ecco, per me sono due punti persi, perché oggi il Capistrello poteva essere in vetta alla classifica di questo campionato. Bene, allora direi che possiamo chiudere anche per oggi, ce ne torniamo tutti a casa, insomma abbiamo a bere un tè caldo, perché sì, già, abbiamo preso tanto detto. Freddo abbiamo preso oggi. Assolutamente. E allora vogliamo ringraziare tutti coloro che ci hanno seguito, che ci seguono e che ci seguiranno. Grazie a tutti. Noi ringraziamo ovviamente ancora gli ospiti che abbiamo avuto a fine partita. Ci ritroveremo con la puntata di Super Goal, no? Sì, parte ufficialmente questa settimana Super Goal. Anzi, facciamo anche gli auguri a Mattia Cipriani, che oggi è il suo compleanno. Ieri è stato il tuo. Di nuovo sì, tanti auguri. Grazie. Quindi partirà ufficialmente il programma di Mattia Cipriani Super Goal martedì, e poi noi ci ritroveremo nel nostro salotto del venerdì sera Calcio Bignè. Quindi la programmazione sportiva di Espressione 24 va a completarsi con quest'altro format che partirà, dicevo, martedì. Grazie a tutti, scende la notte anche qui, la serata qui al comunale di Capistrello. Stranamente ha terminato di piovere proprio nel momento in cui è terminata la partita, ma va bene anche così. Noi ci ritroveremo ovviamente domenica prossima sempre con le due live di diretta stadio, il pre e il post partita. Grazie a tutti, grazie Alice Pagliaroli, buona serata. Grazie a Fino Razzano, buona serata a tutti. Buona serata, buon calcio a tutti, alla prossima. Bene, dopo questi servizi che convalidano la nostra collaborazione, vi salutiamo e vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antenna 2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna 2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie e a risentirci.